Marcella da Roma, vai, eravamo di nuovo con Marcella, vai, Marcella. Oh. Già? Dimmi, sempre Marcella. Io, ma ho mollato. Sì, scusami, mi ero scordato che c'eri tu, scusa, vabbè, dimmi. Vabbè, senti, ripensandoli a quel prete. Il prete, sì. Che sulla religione di Parenzo, no? Chi è il prete loro? Che è il rabbino? Sì, più o meno, sì, però non ha le stesse funzioni, no, diciamo. No, è una domanda da ignorante, ma no, un rabbino... ma si figuri, signora, non ha le stesse funzioni, perché il rabbino si può sposare, anzi si deve... prego, signora cara, mi dica. Te lo fa una domanda. Ma un rabbino se permetterebbe mai da dire che tu sei uno stronzo, un valincazzo, sei in testa di cazzo? Sì, succede anche tecnicamente, no. In genere no, perché sono persone che usano, che usano un linguaggio signora, più... che hanno rispetto? Sì, anche certo, sì, che hanno rispetto dalla persona pure se ne pensa uguale. Ma ci sono rabbini che dicono le peggio cose, ma che stai a dire? Diciamo di norma usano un linguaggio più adatto e a parlare male di quello che gli va in chiesa. Scusi Marcella, voglio capire una cosa, io voglio, secondo te, secondo te, chi va sulla nave, i politici che sono andati sulla Sea-Watch, tu... dovrebbero rimanere, e la signora vaffanculo a piedi, e la signora capitana, come la consideri tu, cioè come la giudichi la capitana, che questa... è una bella fia della mignotta, sveglia signorina. Ma perché fia della mignotta? Perché guarda, se tu affronti, vai in una nazione che non è la tua, rompi il cazzo lì de fuori 14 giorni, no? E a te ti viene in core, o sai mi mare come diceva? Come diceva tu? Te tengo in cuore quando piove. C'è stata un'evoluzione nella famiglia, vedo. Ma in genere... come si fa? Ma come si fa? C'è quella stata un'evoluzione. 14 giorni. 14 giorni. Sta lì 14 giorni e lei tiene in cuore i naufraghi? No. E pensate se gliene fregava niente. Scusa, Parenzo, tu la consideri un'involuta la signora Marcella? No, tutt'altro, lei no, poverina. Ma voglio dire, c'è stata un'evoluzione. Allora, in genere, poverina, poverina ci sarai. Non ho mai detto niente, nel senso dico che in io genere... Io sono una casalinga, onesta, no, ma non è ma sai quante sono casalinghe? Ma non consideri un'involuta, no? Io no, dire in alcun faccia, modo ma è una persona, decerebrata. Ma tutt'altro, è una persona che parla in modo così come devi l'hanno insegnato, quindi va bene. No, guarda, mia madre parlava al napoletano. No, dico, parla come le viene, quindi va bene, non è mica cioè una colpa in questo, anzi. Ho lavorato, sono stati i meglio posti a lavorare. Oggi chi voti, Marcella? E dopo tiri fuori quello che sei. Che voti oggi, Marcella? Cosa vuoi dire? Avete tutte queste cose per sto... I politici vanno lì sulla barca, noi rimaniamo qui. E sti cazzi, resta lì. Ciao, Marcella, ciao. Arrivederci, signora, grazie.